Buongiorno amici e amiche, buon lunedì 15 novembre 2021. Ascoltiamo e commentiamo il Vangelo secondo Luca capitolo 18, versetti 35-43. Signore, che io veda di nuovo. E Gesù gli disse, abbi di nuovo la vista, la tua fede ti ha salvato. Subito ci vide di nuovo e cominciò a seguirlo glorificando Dio, e tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Questo brano lo conosciamo già e già sappiamo che il cieco ci vide di nuovo e quindi sicuramente prima non era cieco. Il suo peccato lo ha portato lontano da Dio al punto da non saper più riconoscere la luce del bene, abbandonandosi così al buio del peccato. Ma il suo forte desiderio di tornare a vedere, metafora del voler tornare a Dio in modo convinto, è tale che spingerà Gesù ad aiutarlo, perché lui lo ha voluto. È altrettanto significativo che la sua guarigione lo porti ad agire in modo da farsi testimone della grazia ricevuta, al punto che tutto il popolo, vedendo, diede lode a Dio. Questo passaggio nasconde la responsabilità che ciascun cristiano ha, rendere testimonianza con le opere della vita, prima ancora che con le belle parole. Belle parole possono essere vuote se poi non ci sforziamo di dare esempio di ciò che diciamo o ascoltiamo, perché non sono le parole a dare lode a Dio, ma la vita. Le persone intorno a noi si convertiranno a Dio se vedranno come si fa, da noi. Un bravo maestro non parla sempre, ma agisce. E tu? Quali sono i tuoi atteggiamenti controevangelici? Azioni, omissioni, giudizi? Buona giornata a tutti!